I miei buoni propositi per il 2020. Questi sono cambiamenti che voglio apportare alla mia vita, che sono sicuro mi aiuteranno a essere un chitarrista migliore e anche e soprattutto servire la comunità di chitarristi online meglio. Sono sicuro che queste novità ti potranno interessare e ti aiuteranno a diventare un chitarrista migliore, quindi continua a guardare. Tutti questi cambiamenti e miglioramenti sono fattibili se utilizzo il mio tempo nel migliore dei modi. Una cosa che ho veramente odiato nel 2019 è il fatto che ho sprecato tantissimo tempo dietro a uno schermo e ho speso poco tempo con la chitarra, quindi voglio rettificare tutto ciò. Basta guardare questi stupidi video su YouTube su cose che possono e non possono interessarti, o sprecare il tempo navigando il web. Voglio spendere più tempo con lo strumento. Ciò significa che devo cambiare anche la mia routine quotidiana. Vado a letto troppo tardi, quindi voglio andare a letto alle 11 massimo, 10:30-11, svegliarmi alle 6:30-7 con il resto della famiglia, prepararmi, e dalle 8 alle 10 devo dedicare almeno 2 ore con la chitarra. Poi ho deciso di prendere il mio canale YouTube molto più seriamente. Ogni anno dico no, devo pubblicare almeno quei 2-3 video a settimana, e va sempre a finire che pubblico quando è possibile, quando ho il tempo, cosa che ho sempre voluto cambiare in effetti, ma non ce l'ho mai riuscito. Ecco perché adesso mi impegno solennemente a pubblicare 2 video a settimana, mercoledì e sabato alle 2 del pomeriggio. Quindi se vuoi rimanere sempre aggiornato con i miei video, mercoledì e sabato alle 2 del pomeriggio vieni a controllare, ci sarà un nuovo video ogni settimana. Poi ci sono 2 cose che volevo fare nel 2019 che non ci sono proprio riuscito. Una è pubblicare un nuovo album di chitarra strumentale, e 2 pubblicare un nuovo corso. Nel 2019 non ho pubblicato un nuovo corso, ci sono tante idee che non sono riuscito a mettere in pratica. Per esempio, sicuramente nel 2020 pubblicherò un nuovo corso sullo stile di B.B. King, che è un chitarrista molto amato e che può insegnare veramente tantissimo ai tanti chitarristi che mi seguono. Quindi nel 2020 nuovo album e almeno un corso sullo stile di B.B. King. Quali sono i tuoi buoni propositi con la chitarra per il 2020? Fammi sapere lasciando un commento, e ricordati sempre che devi fare piccoli passi, non scegliere buoni propositi che non possono essere messi veramente in pratica. Se non hai mai suonato e decidi di dedicare 8 ore al giorno allo strumento, ovviamente non è possibile o è molto difficile da effettuare, ma piccoli cambiamenti ogni giorno e rimanere sempre costanti ti aiuterà sicuramente a vedere maggiori risultati. Grazie per l'ascolto e auguri di buon anno.